Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro rientro dentro la simulazione dopo che Sid ci ha fatto apprendere una nuova abilità, il controllo mentale. Però ho deciso di cambiare un po' il mio stile, ho scelto una roba un po', diciamo quasi alla Rambo elegante. Però ora che ci penso, a proposito di Rambo, vorrei andare, non mi ricordo se è il Nobody Loves Me o era l'altro, credo fosse Let's Pretend, a prendere un piccolo accessorio aggiuntivo. Però prima prendiamoci i soldi. Con 24.000 dollari io aumenterei anche la quantità di esperienza che prendiamo. Ecco fatto. Certo, 10% non è chissà cosa, però anche il trasferimento di 1000 dollari extra, che anche lì 23.000 dollari per 1000 dollari, però dici nell'insieme magari, sai, sono sempre 1000 dollari che ti guadagni. Ma guarda un po' dei nemici. Ehi là, come andiamo? Beh, devo dire che è stato facile, tu ti sei salvato per puro culo. Certo che fare sta roba a petto nudo rende, non lo so, maggiormente quasi. Che dolore. Aspetta che distruggo il portale. Un'altra zona con dei nemici. Ehi là, come andiamo? Oh, ma sempre uno se ne riesce a salvare, eh? Dio mio, che male. Eccoci al Let's Pretend. Fammi vedere se era qui. Eccola qua, perfetto. Almeno sembriamo Rambo in edizione festiva, dai. La missione di oggi è liberare il Matt Miller. A saperlo mi vestivo come Kilbane allora. Al Broken Shillelagh. Ok, we powered up, Sid. How does that get us to Matt Miller? Io non voglio sbloccare Matt. Are you really sure about this? I mean, I know he can help, but... Ma sì, dopo che abbiamo cercato di ucciderlo e lui è scappato, è diventato un bravo ragazzo, dai. Andiamo allora. A me, allora, io lo so che Kinsey è geloso, cioè è geloso, oddio, è, diciamo che non vuole Matt per ovvie ragioni. Però secondo me comunque accetta questa cosa perché sa che in fondo ne abbiamo bisogno. Quindi eccoci arrivati al Broken Shillelagh. Vediamo dove andiamo. Non lo so perché questa cosa di vestito da Rambo mi piace un sacco. I was shocked when the boss picked you to be the vice president, but you ended up working out. That's only vaguely insulting. Look, you sound just like Julius Little. Putting a guy who betrayed you in the number 2 slot seems like a great way to go. Oh cazzo! Ho appena realizzato. Esatto! Ho appena realizzato un sacco di cose da questo discorso ora. Madonna mia. Oh no. Non avendo giocato Saints Row 1 al tempo, io non collegavo questa cosa. Ma dopo aver giocato Saints Row 1, questo discorso prende tutt'altro di altro riferimento, eh. Matt Miller, guardalo. Now he's Ash's right-hand man in MI6. I just hope we can trust him like she does. Questo discorso prende tutt'altro significato. Ehi! È un posto abbastanza familiare questo. You know, Kinsey, rescues go better when you have a fucking gun. Well, you don't have superpowers either. I asked for a gun and you give me a typing lesson? It's a command prompt. Dove devo andare? Non so dove devo andare. Thanks. Per ora dovrò. Ecco. Damn it, the camera screwed up. I just have to deal with it. What a surprise. Madonna mia. Esatto, io odio vedere la telecamera così. Oh. Aspetta che questi li investo. E facciamo prima. Ecco fatto. 3D? Take a space out. Oops, sorry. Finger slipped. E levati. Ecco fatto. Forza Kinsey, mettimi in 3D. Much better. There should be 3 data towers controlling the security to Matt's prison.
just take that one. Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. I must say, I am amused at this attempt to save a man who tried to kill you once. Beh, Zeniak, credimi che anche io sono sorpreso. What is it you hope to accomplish? Mr. Miller is beyond your help. Ne sei sicuro? Worry about yourself. Very well. Your futile attempts do entertain me. Sì, esatto, mi sorprende che comunque Zeniak dice ok, stai cercando di liberarlo, ma comunque non cambierà le cose. Ecco fatto. Che bello che poi abbiamo la vita del carro armato qua sotto. In teoria dovrebbe anche ricaricarsi una certa. Beh, l'hai scelta tu, mio caro Zeniak. Gli hai detto tu di salire a bordo per prima. Touché. Touché. Ecco fatto. Ridammi i punti vita, per favore. Ah, ecco, stavo dicendo, cos'è che mi ha sparato? Tu mi hai sparato. Ecco fatto. Ecco fatto. Ok, questi si distruggono, sì. Ehi. But you really came through in the end. God, are you so mad about that? I said I was sorry. I said you came through. Guarda. Ripensare ai vecchi Sentro comunque non è mica male, anzi, soprattutto perché, allora, io non ci do molto peso alla cosa, ma beh, Sentro 4 comunque non dispiace. Molti dicono che è il peggiore dei Sentro. Ora, a rigor di quasi logica, posso dire che cioè non è il migliore dei Sentro, ma non è sicuramente così orribile come la gente lo descrive. Anzi, secondo me Sentro 4 ha un bel potenziale, ma non ha il potenziale. Ecco, appunto, non ha il potenziale che avrebbe avuto il Sentro 4 originale. Anzi, un giorno questa storia probabilmente la racconterò in un video dedicato, ma Sentro 4 doveva avere tutt'altra storia. Il, come si dice, l'espediente dei cloni del DLC di Sentro 3, quello piccoli problemi di cloni, quello lì che praticamente aveva Johnny Get Clone, non doveva essere un espediente di una volta sola, non doveva essere una tantum, doveva essere... Sono esploso? Bene. Doveva essere un progetto molto più lungo. Una moto. Guarda, le moto mi piacciono. Doveva essere un espediente molto molto più lungo. Oh, calmo. Eccoci qua. Non ci preoccupiamo dei nemici, perché tanto il nostro obiettivo non è quello di combattere, ma è quello di scappare ora. Ecco fatto, evitiamo anche i carri armati, che tanto noi siamo veloci, possiamo permetterci di fare questa roba qui. Sì, Zeniak, tu sei molto filosofico, ma non ce ne frega assolutamente nulla di ciò che stai dicendo. Bla bla bla. Eh certo, come no. Oh, carro armato, evitato. Sì, Zeniak, hai rotto le balle. È comunque noioso. Ecco fatto, abbiamo evitato i carri armati che ci stavano per sparare addosso. E abbiamo ancora 1:50. Possiamo sopravvivere? Sì che sopravviviamo. Oh, ecco fatto, appunto. Passiamo di qua. Mi pare comunque molto più lenta questa moto rispetto alla sua controparte di Sentro 3. Mi ricordavo che la moto, questa qua digitale, vabbè che Sentro 4 è un altro tipo di digitalità, ma la moto di Sentro 3 digitale, questa qui,
Era molto più veloce, cavolo. Sono andato a sbattere nel momento peggiore. Dai, su che abbiamo un minuto e ci mancano 200 metri, ce la possiamo fare. Dai, 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 dai. Ottimo. Dannazione. Oh. Before you, I place a choice. Aspetta, ho visto una roba. Yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time, and certo, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk oppure the door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will die. Submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity. Lo so, hai ragione. It's absolute destroyer. No, ma allora, io quello che volevo vedere sono tutti gli schermi. Dio mio. And losses on display to remind you of one simple fact. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. Certo, sono io il problema, come no? Se entro uno, se entro tre, la Ultor, se entro due. Because you used a rocket in place of a bullet, because you wouldn't submit to my rule. In the end, you only hurt those you are trying to protect. In the end, Oleg, there is only one. Benjamin King, Killbane, noi di Sentro 1. Certo, come no. È colpa mia se tu hai distrutto tutto, eh. Però, sai, è anche giusto. Beh, è stato bello allora. Devo fare ciò che è giusto. Salvare il salvabile. Siete stati dei bravi ragazzi. Io mi sacrifico per voi. Tan 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 tan. Thank you for player, you're the best. All these credits on the way indicate. Ah beh, certo. Ovviamente ti fanno dei ricrediti. Ha scelto molto male. Zinyak ha mentito. Chissà come mai. Va bene, sì, 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 sì. Choose a path to extinction. Or will you sacrifice yourself as a slave? Zinyak, tanto lo sapevamo tutti fin dall'inizio che stavi mentendo, ancora prima di scegliere questa scelta, lo sapevamo, lo sapevamo. Però a questo giro non ho motivo di esitare. Io continuo a combattere. Vedi davanti a te un computer in attesa. Cosa fai? Ti avvicini al computer. Sullo schermo compare una domanda. Che cosa sei? Il leader dei Saints. Viene visualizzato il testo. Mi dispiace, questo programma non accetta soggetti sottintesi. Vaffanculo. Il computer non va a fare in culo. Io sono un mito. Viene visualizzato un testo. Risposta errata. Che cosa sei? Uno schiavo. La stanza si dissolve rivelando il panorama mozzafiato del cosmo. Voli verso la stella viola. Mentre voli verso la stella noti che tutte le altre si stanno spegnendo. Ben presto ti trovi nella vastità dello spazio, in completa solitudine, a fissare la corona della stella viola. Entra nella stella. Il rumore smorzato di un battito di cuore riempie la stanza. Tutum, tutum, tutum. Che cosa fai? Accarezzi il pappagallo, tocchi il pendolo, mangi il cuore e bevi il vino. Accarezzi il pappagallo. È un corvo. Bevi il vino? Mentre ti scoli la bottiglia di vino omicida dannata, ti gira la testa e svieni. Ti svegli.
L'acqua tiepida dell'oceano ti lambisce il viso. Ti siedi e ti trovi su una piccola isola deserta in pieno naufragio, alla deriva senza nessuno. Fai una zattera con gabbiani morti e foglie, fai una radio con le noci di cocco, costruisci una capanna con le palme, fai due martini con le noci di cocco, fai la zattera. Con una tua sorpresa, la zattera di gabbiani morti non regge il tuo peso come speravi. Devi tornare a terra a nuoto. Torni fino a terra. Facciamo un martini? Prepari due bicchieri da cocktail di fortuna e riempi con latte di cocco. Offri il drink all'architetto. Bene. Una bellissima dominatrix emerge dall'unica ombra dell'isola. Che cosa dici? Bel completino. Con le lusinghe non otterrai niente. Schiava sarà tua madre. La dominatrix compare in lacrime. Perché sei così crudele? Mi dispiace. Nessuno viene mai a trovarmi. Se tu sei la prima persona che viene qui e mi tratti come spazzatura. Ho detto che mi dispiace. Mi dispiace, hai ragione. Si ferma un attimo ad asciugarci gli occhi con le manette di pelliccia. Allora perché sei qui? Voglio salvare Matt Miller. Peccato, non avevo ancora finito con lui. Sospira. Ora dovrei affrontare il nemico più temuto da Matt Miller. E chi sarebbe? Ovviamente. La dominatrix svanisce di fronte a te, appare Killbane. I Saints pensano di potermi sconfiggere di nuovo. Non direi, stavolta il piccolo Matt dovrà cavarsela da solo. Rivoglio la tizia col frustino. Insomma, dov'è Matt? Improvvisamente sul ring appare Matt Miller. Scateniamo l'inferno, non c'è un altro lottatore? Killbane scoppia a ridere. Pensi davvero che un inetto come un piccolo Matt possa sconfiggermi? Matt indietreggia. Non so se posso farcela. Sì che puoi farcela, Matt. Matt Miller annuisce con poca convinzione. Ci proverò. Cosa fa Matt? Tira un pugno a Killbane. Matt Miller si esalta in posizione di colpire Killbane sulla mascella. Killbane urla. Aia, che cazzo è stato? Ai truc. Dai un altro pugno. Matt Miller sfrutta l'incredulità di Killbane e gli sfera un altro pugno. Non è possibile. Da un altro pugno. Gran fendente di Matt Miller e il terzo colpo di fila mette KO Killbane, che cade rovinosamente perdendo conoscenza. Minchia. Matt Miller urla, ce l'ho fatta, ho vinto. Lo dicevo io. Matt Miller tira un sospiro di sollievo. Sapevo che con il tuo aiuto l'avrei fatto. Ora possiamo uscire da questo gioco primitivo? Andiamocene. Davanti a Matt compare un grosso apparecchio che sembra squillare. È composto da due parti, collegate da un cavo. Al centro c'è un componente rotondo forato. Scusami, che ricorda vagamente il tamburo di una pistola. Alza la cornetta. Era un telefono. Sembra una pistola, è un telefono. Manco l'avete mai visto? No. You gotta relax. The guy's an MI6 agent, for God's sake. He can take care of himself. Certo, come no. And you're the commander in chief. That's a really good point. What did we think of this earlier? Oh, I did. I'm just not a big fan of Matt. Certo. Kinsey. Come on, can't I get some payback? Got a little loss, big deal. Kinsey. Oh, he's got a little dead. Who knows? Oh, he's fine. He's probably having the time of his life exploring Zinyak's ship. Certo, come no. Come hai fatto tu, magari. Però c'ha la cuffietta. Perché c'ha la cuffia lui? Matt Miller spazio. $300 in più. Un po' di esperienza extra. E dobbiamo andarlo a prendere? Non mi ricordo. Visto che ci siamo, prendiamoci anche $1000 extra. Che schifo non ci fanno. E ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!